presidente Gianmarco Donceglio, che mi ha aiutato in maniera costante e presente ad organizzare e supportare e promuovere questo avvenimento. Il gruppo della farmacia di Lucchi, la famiglia di Martino, che in qualche modo organizza e sponsorizza questo spettacolo in memoria di un personaggio che è stato a Sant'Agata, ha vissuto del morto qua a Sant'Agata, vissuto per 35 anni qua in esilio volontario, in un suo speciale esilio. È il momento per iniziare da parte della nostra famiglia, di Martino e il gruppo della farmacia di Lucchi, un intervento, una costante, speriamo anche nel futuro, promozione di tutte le attività sociali sul territorio mazzese che abbiano una valenza di carattere culturale, nel senso pieno della parola. E quindi iniziamo soprattutto con la collaborazione, speriamo, di tutte le associazioni presenti sul territorio e naturalmente con gli enti e le istituzioni comunali, sovracomunali ed altre. E quindi pensiamo di poter fare un programma piccolo, secondo le forze che speriamo siano sempre più forti, per poter fare quest'opera di promozione, di sviluppo delle coscienze attraverso la cultura. Perché la farmacia cosa c'entra? La farmacia si interessa della salute, ma la che sta per fermarsi e uscirla nello stesso momento della terra e sussurra
lei sul suolo del destino, e allora approfittare del tempo, approfittare del tempo, approfittare del tempo. Passeggera tante volte compagna nello stesso scompartimento del treno suburbano. Hai mai provato interesse per me? Ho approfittato io del tempo guardandoti. Qual è stata l'intesa che non siamo riusciti a raggiungere? Qual è stata la nostra fede in quel premio al movimento? Che cosa ha significato questo nella vita? Approfittare del tempo, approfittare del tempo, approfittare del tempo, approfittare del tempo, approfittare del tempo. Ah! Lasciatemi non approfittare di niente, né del tempo, né dell'essere, né del ricordo del tempo e dell'essere. Lasciatemi essere una foglia d'albero accarezzata dalle brezze, la strada involontaria e deserta, il rigagnolo fortuito causato dalle piogge quando cessano, l'impronta sulla strada lasciata dalle ruote finché altre non sopraggiunta dalla trota del ragazzino che sta per fermarsi e oscilla nello stesso movimento della terra e sussurra nello stesso movimento dell'anima e poi cade come cadono gli dèi sul suolo del destino. Approfittiamo del tempo, approfittare del tempo, bisogna approfittare del tempo. Stato alla porta del sito.
Noi due senza ancora e timone, non sai che questa
e l'eternità. Perché possiamo essere felici. Quelle sì, sono persone ridicole.
Magari fosse ancora il tempo in cui anch'io scrivevo le mie lettere d'amore come tutte le altre, ridicole. La verità è che oggi sono i miei ricordi di quelle lettere ad essere diventate ridicole. Tutte le parole eccentriche, come tutti i sentimenti eccentrici, sono naturalmente ridicoli. Monaco, 33 gennaio, anno 1925 e mezzo. Mia cara amata, con mani piene di lacrime prendo la penna delle mie mani e ti scrivo. Perché da tanto tempo non mi hai più scritto, quando ancora l'altro giorno mi hai scritto che mi avresti scritto tu se non ti scrivevo io? Ieri mi ha scritto anche mio padre, scrive di averti scritto, ma tu non mi hai scritto una parola del fatto che lui ti ha scritto. Se tu mi avessi scritto almeno una parola sul fatto che mio padre ti ha scritto, io avrei scritto a mio padre che tu gli avresti voluto scrivere, ma che purtroppo non avevi avuto tempo di scrivergli, altrimenti gli avresti scritto. È una cosa ben triste questo nostro scriverci, perché tu non hai scritto in risposta ad uno solo degli scritti che io ti ho scritto. Sarebbe diverso se tu non sapessi scrivere, perché allora io non ti scriverei affatto. Tu invece sai scrivere, però lo scrivi lo stesso quando io ti scrivo. Chiudo il mio scritto con la speranza che ora finalmente mi scriverai. Altrimenti questo sarà l'ultimo scritto che ti ho scritto. Se tu però anche questa volta non mi dovessi scrivere, scrivimi almeno che non mi vuoi scrivere affatto, così se l'altro saprò perché non mi hai scritto. Perdona la mia brutta scrittura. Sai, mi viene sempre il crampo dello scrivano quando scrivo. A te naturalmente il crampo dello scrivano non verrà mai, perché non scrivi mai. Saluti e baci, tuo N.N. E nell'omaggio ad Andrea Cotri non poteva mancare per noi un piccolo omaggio anche ad un testo molto bello che Cotri ha scritto, che non è stato pubblicato ancora mai in Italia, un testo teatrale che si chiama Il Procuratore, Le Procureur, da cui cercherò di farvi ascoltare un breve estratto molto significativo, perché questo testo racconta un po' l'anima, anche la forza e i dubbi e le battaglie compiute da Cotri. Quindi ascoltiamo prima questo dialogo che poi diventa monologo del Procuratore di Cotri. Mio caro procuratore generale, spero che vi renderete conto assolutamente dell'importanza della nomina che vi viene affidata. Le cose sono andate troppo avanti, abbiamo lasciato troppo correre, caro signor procuratore, adesso è arrivato il momento di agire in maniera tenace e convinta. Il governo sostenuto dall'Assemblea e certamente da gran parte dell'opinione pubblica non può tollerare ancora che si ripetano per le strade del nostro paese tutti questi delitti di ogni natura di turbe. Pertanto noi ci muoveremo presto anche presso il Parlamento perché siano esasperate le leggi e le punizioni del nostro codice penale. Ma in attesa che questo percorso faccia il suo corso, ecco che dobbiamo agire. E dunque questo è il motivo della nostra nomina. Bisogna che il popolo senta che noi abbiamo a cuore la sua sicurezza. Signor Primo Ministro, io non posso che ringraziarvi per questa nomina e ringrazio anche il Presidente della Repubblica. Solamente vi domando, non credete voi che forse sia piuttosto tardi? E non temete il fatto che ci saranno anche altre fazioni dell'opinione pubblica che saranno certamente contro di noi, che reagiranno malamente ad un inasprimento delle pene, perché se ho ben capito voi vorrete inasprire anche le pene nei confronti dei reati più lievi. Certamente, certamente, caro procuratore generale, siamo stati troppo tolleranti, abbiamo cercato di dare fiducia, abbiamo messo sotto i marchi delle nostre scarpe non so più quanti articoli del codice penale e i procuratori, perdonatemi, signor Ministro, se mi interrompo, ma
i procuratori, se hanno agito sempre secondo le vostre direttive oppure di chi era al vostro posto. So benissimo, caro procuratore generale, che la situazione non è semplice, l'equilibrio da tenere è molto complicato, ma non si può scegliere altrimenti, o lasciare le porte aperte o chiuderle, o forse lasciarle aperte a metà. Non credo proprio che sia questo il tempo di lasciare le porte aperte a metà. Bisogna agire. La corruzione, il crimine si sono impadroniti di questo mondo e noi dobbiamo agire. Ma la stampa sarà contro di noi. La stampa, quale novità? È forse mai stata a nostro favore la stampa? Qualunque cosa noi faremo, la stampa sarà sempre contro di noi. Ditemi, ditemi, signor procuratore, avete voi per caso mai letto un articolo di giornale che sia oggettivo? Parlo di un giornale qualunque e di un articolo su qualunque argomento, no? Caro signor procuratore generale, qui si tratta di agire. Voi siete da noi stimato come un uomo retto, irreprensibile, dai forti valori morali e avete acquistato nel tempo la capacità enorme di poter giudicare oggettivamente quel che l'uomo sia. Dunque, ecco perché vi vogliamo a capo del nostro piano generale. Ebbene, io mi trovo alquanto sorpreso da questa nomina che giunge quasi al termine della mia carriera e devo confessarvi che ormai così vecchio negli anni non mi aspetto più niente né dagli uomini né dalla vita. Tuttavia, non mi sottrarrò certo a questo compito per quanto mi appare a marito e ingrato. E dunque, signor Ministro, accetto. Molto bene, procuratore generale, ma dimenticavo solamente di dirvi una cosa nella mia requisitoria. Vi sarete accorto negli ultimi tempi che c'è stato un proliferare di delitti, di crimini dall'apparenza minore, dietro i quali però si nasconde il germe di tutti quanti i crimini più grandi che ne possono conseguire. Voi mi capite a cosa voglio riferirmi? Sto parlando dell'abdicazione della dignità umana, della sconfessione di tutta la nostra tradizione, dei nostri costumi, tutti i crimini che vanno contro la morale, la morale. La morale, signor procuratore, è quella che dobbiamo difendere a tutti i costi. Ci stiamo già muovendo con il Ministero dell'Interno per agire contro certa stampa malevola che sembra volere incoraggiare la perversione e la depravazione di alcuni giovani della nostra migliore e bella gioventù. E agiremo anche attraverso il segretario generale per quanto concerne la cultura, per quanto concerne il teatro, per quanto concerne il cinema. Bisogna agire, questo è il tempo di muoversi. Il sesso, signor procuratore generale, il sesso sembra essere alla base di tutto. Gli uomini sono mossi nelle viscere da nient'altro che il sesso. Anche nella politica il sesso rientra nella trattativa degli affari generali. Il sesso prima, il sesso durante, il sesso dopo. Noi chiediamo guerra! Guerra a questo sesso! E scusate se vi ripeto, bastatemi a sentire, sono sicuro che tutte quante le famiglie saranno con noi nella nostra crociata contro il sesso. Quale compito ingrato mi affidate, signor Ministro? E tuttavia, un compito al quale non mi sottrarrò. Maschere. Maschere. Maschere, nient'altro che maschere. Non facciamo altro tutta la vita che indossare maschere. E anch'io, per tutta la vita, ho indossato la mia maschera. All'inizio sembrava semplice, poi sempre più difficile. Mi sono ritrovato sposato con mia moglie, tutto così in fretta, eravamo giovani, non pensavo alle conseguenze. Ed ecco subito cominciano i nostri problemi. Isabella ha ragione ad avercela con me, perché io non sono mai riuscito ad avere un rapporto sessuale con lei. Da prima pensavo che fosse solamente una questione di tempo, che prima o poi avrei fatto il mio dovere, che le avrei dato un figlio. Non mi passava neanche per la testa l'idea di poter avere una relazione con un uomo. E Isabella cercava di essere comprensiva, però poi mi chiedeva ragione di questa mia impotenza, di questa mia difficoltà. Allora io cercavo di addurre delle scuse plausibili, dicevo che era solamente un momento di difficoltà, un momento di difficoltà che era dettato dalla mia educazione,
dalla morale che aveva schiacciato la mia adolescenza. Poi ero un giovane magistrato, avevo tanti doveri da svolgere, una carriera rapida si stava snocciolando davanti a me, e quindi ero diventato subito sostituto procuratore, e quindi le preoccupazioni, dover giudicare questi processi, processi complicati, sempre più complicati, dove l'elemento umano era lì, tutto palpitante, vivo, a volte fragile, a volte crocifisso. Io come procuratore dovevo andare avanti, dovevo procedere, sempre, dovevo domandare delle pene esemplari, delle pene in cui cominciavo già a non credere più. E a casa era l'inferno. La madre di Isabella viveva ancora con noi, ed ecco che tutti i giorni anche lei pretendeva un nipote, voleva un nipote, e mia moglie, al culmine di una discussione, mi disse che dovevo andare da un medico, dovevo farmi visitare. Dopo due mesi di rifiuto l'accontentare, andai per un consulto, ma sapevo che non era una malattia che qualcuno potesse guarire. Speravo solamente che le cose sarebbero andate meglio col tempo, magari Isabella si sarebbe rassegnata a vivere una vita normale, frustrata. Quanto ero pazzo, quanto ero pazzo e quanto lo sono ancora. Potevo pensare che poiché io volevo rinunciare alla mia verginità, così anche lei si consacrasse alla sua verginità per tutta la vita, a vivere una vita così. Dopo 10 anni di questa vita, i nodi vennero al pettine. La madre di Isabella morì, e invece della liberazione lei mi schiaffò di fronte alle mie, alle conseguenze dei miei gesti. Venne davanti a me, mise un piglio, mi disse: Gerardo, tu adesso o mi permetterai di avere un amante, e questo amante mi darà un figlio e tu lo riconoscerai, oppure dovremo adottare un bambino. Non c'era scelta. Ovviamente scelsi la seconda soluzione, quella di adottare un bambino, perché non potevo pensare che uno scandalo di mia moglie con un amante potesse mandare in discussione tutta quanta la mia brillante carriera. E poi forse non potevo sopportare di rivedere la faccia di un altro uomo sul bambino che avrei conosciuto. Ma continuavo a raccontarmi il fatto che mia moglie non potesse avere un amante. Come è naturale, mia moglie si prese un amante. Lo fece in modo discreto, questo lo devo dire, sì. E allora ecco che mi sentii liberato. Quello che non avevo tollerato in mia moglie, quello che non volevo che lei facesse, i rischi per la mia carriera se lei conduceva una doppia vita, ecco che quello che non avevo concesso a lei lo permisi a me stesso, concedendomi certe attenuanti. Nell'udienza da me, un giovane avvocato doveva parlare con me per alcuni casi che riguardavano dei suoi clienti. Entrò nel mio ufficio e di colpo esplose l'amore, la passione. Fu uno shock terribile, tutto quello che avevo sempre rifiutato, tutte le maschere che avevo sempre indossato, tutto quello che non avevo mai voluto ascoltare era lì davanti a me, in un viso, in una sembianza, in una voce. Era la prima volta che provavo un sentimento del genere. Fui molto abile, rimandai a un nuovo colloquio il nostro incontro, e nello spazio che intercorreva tra il primo incontro e il successivo decisi di prendere informazioni su quell'uomo, chi era, volevo sapere qualcosa di più. E allora venni a sapere che quell'uomo era Jenny. Viveva da solo con la madre, subito la mia fantasia si mise in moto, perché se quell'uomo era Jenny e viveva con la madre, questo voleva dire che quell'uomo non aveva voluto sposarsi, e quindi forse aveva i miei stessi gusti. Dovevo capire, dovevo sapere, ma non sapevo ancora fino a che punto l'uomo si può spingere quando dentro di lui si agita l'amore e la pulsione del sesso. Certo, avevo letto i dossier, avevo letto le storie in cui si parlava sempre di questa fusione tra la tenerezza dell'amore e il libido del sesso. Erano delle storie che a volte mi avevano commosso, ma a volte mi avevano anche lasciato addosso un certo sdegno, un fastidio, perché mi domandavo fino a che punto può arrivare l'uomo per amare o per essere amato, fin dove si può spingere. Io mi ero sempre ritenuto al di sopra di tutto quello, al di sopra di tutta quella mischia. Io, il procuratore, io, l'irreprensibile, io, il morale, io, il saggio. Mi
esperimenti dei meningi per trovare un sistema per poterlo incontrare, ma non lì nel palazzo di giustizia, dovevamo essere da soli nell'intimità, riuscire a portarlo a casa mia e pregare e supplicare al cielo che lui fosse come me. E il cielo mi ascoltò. E lì in quella casa, per la prima volta, a più di 30 anni, io ebbi la mia prima esperienza sessuale. E quella fu la felicità. La felicità è subito svanita, perché 6 mesi dopo fui trasferito in un altro dipartimento e persi il mio avvocato. Certo, avrei potuto scrivergli per mantenere i rapporti con lui, ma se poi quelle lettere fossero state aperte, lette da un segretario, la rispettabilità, l'onore, maschere, sempre e soltanto maschere. E così decisi di partire. E piansi. Piansi per la prima volta nella mia vita, mentre mi allontanavo dal mio amore, con mia moglie e mio figlio. Maschere. Sempre solo maschere. Metterle su, tirarle via, portarle addosso, andarle via, su, giù. Giovanni Paolo II
aveva subito l'attentato, forse lo ricordiamo, era stato colpito dal turco, detto anche il lupo, e in quei momenti tragici, mentre il Papa agonizzava, poi Guido Cerovetti, passato un po' di tempo, si provò a camminare per piazza San Pietro, e mentre era in piazza San Pietro vide un cantastorie che raccontava la ballata del ferimento del Papa. Guido Cerovetti voleva comprare la ballata, ma il cantastorie gliela regalò, gliela diede gratuitamente, solamente con l'impegno che quella ballata potesse essere eseguita in tutti i teatri possibili. E allora ecco che, grato al cantastorie, Guido Cerovetti prese la ballata, poi la passò a me, e ora io ve la racconto così come mi è stata riferita. Ah, c'è da dire una cosa, che il cantastorie si chiamava Gavino ed era sardo. Allora, il ferimento del Papa. In piazza San Pietro scende cagliardo il Papa, lo attende il lupo grigio per ammazzarlo, ma allora di Fatima corre a impicciare. Passa il Papa tutto benedicente, lo toccano molte mani di onesta gente, fingendo festeggiarlo, spiaga pistola, l'abbietto tiratore di mala scuola. Papa si accascia tutto dolorante, comprime il ventre, effetto sanguinoso, oppure così avverrà un gigante pare, del piombo del sicario già e vittorioso. Scommetta è Roma intera, che brutta sera, quell'ora del disfatto era forse scritta, un veggente previde tanta disdetta, inascoltato eppure cosa vera. Il popolo credente chiede giustizia, dall'ospedale il Papa ad reo perdona. Perdona al reo fuggiasco, dal bianco letto, poi al chirurgo esperto si abbandona. Trascorsi anni, il lupo scrive al Papa, vieni da me in prigione che tutto ti svelo. Papa va e lo ascolta in gran segreto, ma il turco è gran bugiardo e il mistero cena. Avvenne a Roma il maggio 13 dell'81. Graziato il lupo, grazia è ditta sporco, vecchio e malato il Papa è all'agonia, o quanto sei trista, storia d'Italia mia. Sarà capitato nel periodo delle feste di dover andare a fare spesa per i regali, no? Di prendere la macchina e di incamminarsi alla ricerca dei regali. Beh, se vi capita di farlo in una grande città, magari Roma, come racconta Ennio Flaiano, può diventare un'avventura stratosferica. Sotto le feste di Ennio Flaiano. Sul centro per la faccenda di questi regali, caro, ma non è il caso di prendere la macchina, ferma quel taxi. Taxi, non ci guarda nemmeno, che ineducato. Eccone un altro. Signore, vuole una macchina musica? Sì, grazie, vada all'aeroporto. No, andiamo al centro per comprare i regali a quei nostri bambini, solamente al centro. Ah, mi dispiace, ma dovrei fare un carico completo, no? Voi due non vi prendo nemmeno in considerazione. Se invece andavate all'aeroporto. Ma perché non andate all'aeroporto e poi tornando vi lascio al centro? No, grazie, è troppo complicato. Ecco un altro taxi. Oh, lei è molto gentile. Ci porti al centro, per favore, e in fretta se possibile. Come? Non siete americani? E vado sempre agli americani? No, scusatevi. Non capisco questa preferenza per gli americani. Ma sono faccende di tassisti, cara, storie valutarie. Ma eccolo un altro, già mezzo pieno. Andate al centro. Poi ho detto che per andare al centro devo fare un giro un po' lunghetto, perché sulla Lomentana non si passa, c'è stato un incidente. Ma è grave? No, soltanto i paraurti, però stanno ancora litigando, c'è cioè un corvo che va fino a Porta Pia. Oh, ma perché si ferma adesso? Che cos'è questa folla? E che ne so? Devono aver occupato una scuola. Chiudete i vetri, ferma, è una manifestazione, non vorrei entrare sul candelotto. Non vi preoccupate, prenderemo la via olimpica. Vai. Disdetta, nemmeno olimpica va bene. E c'è il ritorno dallo stadio. C'è la partita.
salita oggi? No, no, è ancora il ritorno di ieri, però possiamo prendere la salata. Anzi, sapete, già che siamo sulla salata, non dovremmo andare tutti quanti a ieri, comprate lì i vostri regali e poi tornate di notte, a notte fonda, magari che ne so, passando le varie volte. No. Tentiamo per Montemario. Montemario, lo dicevo io, qui c'è un corteo, c'è. Senti come urlano. Chi sono? Cara, leggi un po' i cartelli. Sono i reduci della guerra dei trent'anni. Ma non è possibile, cara. Saremo non solo fuori strada, ma forse anche fuori tempo. No, non possono essere certamente i reduci della guerra dei trent'anni. Eppure, caro, i cartelli parlano chiaro. Vogliono il riconoscimento della qualità della pensione. Allora, facciamo una cosa, scusi, infiliamoci allora per quella stradetta lì sulla destra che ha tutta l'aria di essere libera. Sei libera, libera un corno, signore, ma c'è addirittura una battaglia in corso. Non esageriamo, è solo uno scontro tra polizia e attori. Che bello, chi vince, caro? No, per ora sembra che vincano gli attori. Allora, senta, ma si sta facendo così, torniamo indietro e scendiamo per la moneta. Ma cara, il tuo ottimismo rasenta la frivolità, ma la moneta è in preparazione da un anno. Su, coraggio, sembra che adesso si vada bene, siamo dalle parti della piantina, eh? Guarda, cara, che bel tramonto, eh? Sei contenta? Oh, ancora un ostacolo, è una processione, vanno alle catacombe. No, non è una processione, signor, stanno girando un film storico. Infatti, mi sembrava strano, una processione di cattolici descritti a quel modo. Allora, via, scappiamo, che non è un film, ma la polizia sta caricando. Ecco, vai, finalmente stiamo fuori io. Dai, coraggio, ragazzi, se tutto va bene saremo a Piazza del Popolo prima di sera. Ma come ci arriveremo a Piazza del Popolo? Signore, è facile. Sai che facciamo? Ci incoloniamo dietro a questo corteo. Un altro corteo? Ma chi sono? Non lo so, ma sicuramente c'è gente che deve andare a Piazza del Popolo per una dimostrazione. Poi sai che facciamo? Ci fingiamo interessati al corteo, ai loro problemi, e piano piano arriviamo fino in centro e poi cerchiamo di stimolare. No, però, se non avete i cartelli sarà difficile, il corteo non vi prende. Senta, facciamo una cosa, io credo che ci converrebbe passare il fiume in barca, troveremo pure una barca, ecco, ci lasci qui. Ma caro, ma non troveremo niente, caro, devo continuare a fidarci alla fortuna. La fortuna? Bella idea questa qua dei regali ai bambini, ci mancava altro. Allora, anche il corteo è fermo adesso. C'è un altro incontro, è un sittino. Un sittino di gente seduta, ma più che cosa? Ha tutta l'aria di essere un sittino di travestiti, guarda che faccia. Però guarda quella lì, quella è carina, quella secondo me è una donna. Ma no, caro, è un travestito, ma guarda che seno, le donne non hanno seno, non va più. Diciamo i cartelli, che cosa chiedono? Signori, chiedono riconoscimento giuridico, contributo, spesa, immediatamente una maggiore dignità. Non hanno torto, e guarda che faccia, caro, facciamo accenni di saluto, di simpatia, sì, salutiamo. Ah, se potessimo provare a fermarci in questa piazza e prendere caffè e panini, io comincio ad avere fame. Ma come fermarci, signore? Ma non vedi che le macchine sono già una sull'altra? Io mi domando poi come fanno quelli di sotto a uscire. Oh, guardi, alla fine escono tutti, il problema è un altro, è l'uguaglianza femminile. Ma adesso perché si ferma? Continuiamo a girare almeno. Impossibile, signore, ci sono i pittori. Ma quali pittori? Gli impressionisti? No, direi piuttosto informali, figurativi, vedi che veramente stanno messi là, aspettano un ministro per cominciare, è una manifestazione promossa dal turismo. Zitto, ascolta, i zampognari, che bello, quanti, una filmata. Anche loro? E che cosa chiedono? No, niente, i zampognari stanno qua solo per bellezza, perché siamo sotto le feste. Ah, e qui i motociclisti adesso, senti che rumore, io odio i motociclisti! No, cara, sono le moto della polizia, fanno strada a qualcuno, sarà un personaggio importante. E certo che è importante, perché a Piazza di Spagna c'è la festa della Madonna e mettono i fiori sulla strada, esente, Nino, esente i pompieri, signor. Ma che cosa fa? Fa fuoco qualcosa? Ma no, signore, i pompieri servono per salire sulla colonna e metterci i fiori. Ma così bloccano il traffico! Ma infiliamoci almeno allora dentro questi pompieri! Va bene, fa per trucco. Allora sventolate il fazzoletto in modo che facciamo credere che portiamo un malato all'ospedale. Nino, dai il fazzoletto, signor, dai il fazzoletto, signor, vai che siamo arrivati, signor, vai che siamo arrivati, signor! Ecco, il colpo è riuscito. Siamo arrivati all'ospedale. Se avete una benda dalla testa, scendete, praticamente questo è il centro. Ma adesso i negozi sono chiusi.
Torniamo a casa, cara. I bambini magari staranno piangendo, avranno fame. Senta, ma lei che direbbe almeno di riportarci dove ci ha presi? E che direbbe lei se invece andassimo all'aeroporto? Di notte la strada è libera, comunque andiamo tranquilli, e così voglio quando ritorno non faccio il viaggio a vuoto. Ah, cara, guarda la luna, è quasi piena. Com'è bella la campagna, che pace. Mi vuoi? Fraiano, mortace. Ma ora, prima di arrivarci un po' alla conclusione di questa nostra giornata poetica e musicale, ho pensato di raccontarvi un tango, di raccontarvelo prima con delle parole e poi con la musica accattivante del tango. Así se baila el tango. Ma che ne sanno gli elegantoni, le cavie ben gusti, che ne sanno cos'è il tango, che ne sanno il ritmo? Qui sta l'eleganza, che presenza, che linea, che portamento, che grazia, che classe per ballare. Così si taglia l'erba mentre accenno a un otto, per queste figure così delicate io sono come un pittore. Ora un rapido passo, un giro, una figura, così si balla il tango. Ah sì, se balla il tango, un tango perfetto. Ah sì, se balla il tango, così, sentendo sul viso il sangue che sale ad ogni battuta, mentre il braccio con un serpente s'avvolge alla vita che quasi si spezza. Ah sì, se balla il tango, così si balla, mescolando i respiri, chiudendo gli occhi per sentire meglio come i violini raccontano al bando Leona, perché da quella sera Malena non ha più cantato. Sarà donna o sarà giunco quando esegue il passo, sarà una molla o la corda di una carica a muovere i suoi piedi, quel che è certo è che il mio amore, la mia altra metà, quando balla diventa una belva che mi manda in estasi. A volte mi domando se non sarà la mia ombra che sempre mi perseguita, oppure se non sia un essere senza volgarità, ma lei è nata per un'unica cosa, per ballare la milonga, e come me muore, muore per ballare, perché così si balla il tango, così si balla il tango.
cui i comici dell'arte, i comici del Cinquecento, i Pulcinella, gli Arlecchino, i Don Carone, i servitori se ne andavano in giro con i loro carrozzoni viaggianti e regalavano poesia, emozioni, divertimenti, lazzi, e lo facevano con mezzi molto poveri. Dovevano portare in una valigia tutti i loro costumi, un piccolo carro e tutti i loro scenari. E c'erano i trucchi per riprodurre il rumore della battaglia, i temporali, il tuono. E fra i rumori, più spesso e volentieri, si riproduceva il suono del mare. Bastava avere un po' di sale grosso, un tamburo o tamora, e l'incantesimo cominciava. Itaca. Se Itaca è la meta del tuo viaggio, formula voti che sia una lunga via. Peripezie e scoperte la gremiscano. Le scridoli, ciclopi e di Poseidone accessi di là escludili. Renderli vani è in te, se strada facendo col pensiero li domini e carne e sangue risucchi la vertigine. Mai vedresti le stridoli o ciclopi se psiche in te non li generasse. Negli rascidi le Poseidone ti spaccherebbe se psiche in te non lo drizzasse. Orrendo. Voglio la lunga via. E i mattini d'estate mai finiscano in cui ti accolgano finora ignoti porti che di dolcezze ti sfiniscano. A ogni succo dei felici sosterai e lì farai acquisti di madreperche, di ebani, di ampre, di coralli e di profumi che stordiscano pigliani a sacchi, di più vedrai. Ma nelle città degli Egizi, tu e Ramondo mi andate agli ermiti rivolgi che da loro impara, impara senza fine, nella tua mente Itaca, stella polare. Termine ultimo tuo prescritto, là devi approdare. Ma il viaggio fallo anni durare. Ritorna vecchio nella tua isola, gli accumulati lungo la via tesori sbarcherai con te, perché da Itaca ricchezze non puoi sperare. Il dono di Itaca è il viaggio, che fu bello, senza vedere per te quale cammino. Pur così povera, mai ti avrà deluso. Ora tu sei di vita e di sapienza talmente ricco. E certo, non ti è ignoto il senso che ogni Itaca tramanda. Passata, antichità, modernità, e siamo nella terra di Edoardo, consentitemi un piccolo omaggio anche a lui e all'isola che proprio ieri ammiravamo da Cravolla. Un piccolo, piccolo omaggio anche a lui. Thank you.
diventa la bottiglia. Aldo ride e lui è rimasto. E poi lo fa un guaito. Ora è domenica, dico, mi mastico. E poi rimane me lo becco. Rimane non esiste. E ogni giorno prima si come se ne chiude, ma che esiste. Esiste solo questo momento e chi sorride viene da potenza. E poi che fa un verde? Che non fa la mamma? Se si può perdere, manca la bottiglia per tornare via. E allora? Tempo. E chi sto sul sedino veggiava il dito con l'eternità. Cose sublime che ha saputo fare, ha saputo condensare le dinamiche dei rapporti d'amore dall'inizio alla fine. Tutti noi ci siamo passati o ci passeremo la fase del corteggiamento, l'innamoramento, il fidanzamento, poi ti sposi, o oggi vai a convivere, poi comincia l'incomprensione e poi finisce in schifo. Allora, in un'opera che conoscete sicuramente, in questi fantasmi c'è il portiere Raffaele, il quale a un certo punto dice alla moglie di Edoardo, perché fra Edoardo e la moglie in quella momento le cose non vanno granché bene, si parlano, la moglie è tutta immusolita, e allora lui gli fa a un certo punto, il grande attore Ugo D'Alessio gli fa: «Eh certo signore, io pure vi capisco a voi, quelli i rapporti amorosi sono complicati, perché è normale, quello ti vedo oggi, e ti vedo domani, e ti vedo dopo domani, mi svegli e ti vedo, ti svegli e mi vedi, e ce la rimane a Pasqua, e ce la rimane a Natale, poi alla fine finisce che si crea quell'abbondanza e sazietà che poi finisce da fascino». Ecco, e questo è il condensato del rapporto amoroso che Edoardo racconta nelle sue piccole fasi con queste brevi poesie. Anzitutto bisogna cominciare a domandarsi: signori, ma l'amore cos'è? L'amore che è? Scusate, sapete l'amore che è? L'amore è una cosa che adora di rosa, che rosa non è, indovina che è? È rosa. E scusate, sapete perché? È rosa un colore che serve per amore. L'amore non c'è, si rosa non è. Ma l'adore che c'entra, si rosa non è. Perché in maggio se piglia coraggio, se perde l'attore, da lascia l'amore. A maggio soltanto. E sapete perché? È maggio per anno per chi lo può sapere, per chi non va bene, questo mese non bene. E scusate, senza l'attore, l'amore non c'è. Non c'è, perché amore è forte da loro che fare una cosa, l'attore di rosa. E dopo aver domandato che cos'è l'amore, il primo momento è quello tenero romantico dell'innamoramento, quando si guarda all'altra o all'altro sospirando, se lo sapesse dicere. Ah, se potesse dicere che lo concorre dice, come sarei felice se tu sapesse dire. E se potesse sentire che lo concorre sente, dicesse eternamente, voglio restare con te. Ma lo concorre sape scrivere? O cuore è analfabeta, è come un poeta che non sa dove andare. S'imbroglia, sposta e virgola, una punta ammirativa, mentre una congiuntiva addolciata sta. E tu stai a sentire per broglia che salisse, come succede spesso, e addio felicità. E dopo il corteggiamento e dopo il momento d'amore, arrivano i primi dubbi quando si sta insieme. Se la ragazza è fedele, se l'uomo è fedele, se è vero amore, c'è un metodo infallibile, la margherita. Mamma, non male. Non sbaglia mai. E margherita? La margherita, o innamorata, a voglia e a sfronta.
Sì, ma non lo faccio. Lo faccio tutto. Conto tutte le foglie e sto sicuro che mi dice da sì. E tutti i giorni la faccio consultare. La sacerdote a modo mio, il mio sì. Se non Madonna, si vede contrario, io però ti cade, tu faccio di casino. Se io solitario lo faccio senza promette, tu che dice, potesse mai uscire. E se hai un asso senza contare foglie, fai tu a Margherita che dice sì. E dopo le Margherite cominciano le insistenze della comunità attorno che dice basta, devi sistemare, devi sposare, bisogna concludere, bisogna arrivare a questa cosa, allora ecco che a un certo punto finisce che ti sistemano. Non solo da Rita Sacca non ho trovato l'amice, gene, femmina o triato, all'inno veramente innamorato e quasi sempre stato disperato. Diceva la gente, solo una mogliera ti può cagnare sta capa per la lei. Te zu, te si stia in santa pace, siete una volta con un consiglio mio. E beh, ma non posso fare pace. E beh, vi giuro, quando è certo Dio, io non sono stato mai tanto inguagliato come a che mi sono sistemato. Comprensione totale, retta sovrana, ormai fra la coppia, tra marito e moglie, non ci si parla più e ci si scontra su cose apparentemente piccole, ma fondamentali, soprattutto per chi è nato a Napoli, il ragù sicuramente può diventare motivo di scandalo e di separazione, e in questo bozzetto di incomunicabilità si chiude questo ciclo d'amore ideato da Edoardo, un ragù non piace a me, lo facevo solo mamma. A che mangio scusate a te, ne parlando per ne parlare. Io non sono difficoltoso, ma le bambine mia scusa. Prima come vuoi tu? E poi ci avessimo appiccicato. Che sarà tu? Io non mangio come ho mangiato. Ma fece la parola. Essa è carne da rubare. Vi saluto, vi ringrazio per questa bellissima serata, ringrazio la Farmacia dei Golfi, ringrazio Nicola, ma ringrazio anche la famiglia, Maria Teresa, Ella, Saverio e Gina, vi ringrazio perché sono di una sensibilità non comune, perché hanno il senso non comune del dono e della condivisione. Quindi anche una serata come questa, l'idea di omaggiare un amico fa parte di quei valori sacri che bisognerebbe cercare di preservare. L'amicizia, uno dei valori più sacri che a volte si calpesta un pochettino, si dà per scontata. Bodria ha significato qualcosa per loro, io l'ho incrociato di striscio, ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo e quindi quel poco mi è bastato per intuire la bellezza che avevo sfiorato. Quindi doveroso forse l'omaggio a lui, ma più di tutto doverosa la condivisione di una comunità che si possa riunire intorno a qualcosa di immortale e di infinito come l'arte. In questo mondo che sembra insegnarci dei valori sempre più sbagliati, sempre più approssimativi, sempre più svuotati, credo che ritrovarsi intorno alla musica, al teatro, alla poesia, come anche alla pittura, alla danza, l'arte veramente può in qualche modo aiutarci a ritrovare un senso in questa vita. Poi c'era chi diceva che la bellezza salverà il mondo e c'è anche chi dice che forse in questo periodo siamo un po' noi che dobbiamo salvare la bellezza, altrimenti ci ritroveremo in un mondo sempre più brutto ed è facile buttare il dito fuori, ma è da qui che si può ripartire, da una rigenerazione personale, da un ascolto diverso e anche dalla testimonianza di una vita fatta di compagni di viaggio che da Edoardo a Shakespeare, a Mozart, a Picasso, tutti quelli che ci hanno dato qualcosa, li dobbiamo far vivere. Non devono essere in un museo, lì in una teca, ma devono essere in mezzo a noi. La vita è fatta di parole, è fatta di musica, di energia vitale e vibrante. Quindi lunga vita a questa iniziativa della Farmacia dei Golfi e lunga vita a noi nella voglia di camminare, di condividere questo percorso nel tempo che ci sarà dato. Quindi buon cammino a tutti, vi lascio con questa canzone per me molto poetica, molto bella, di un'altra napoletana che è Teresa De Sio, una canzone notturna con la quale
ci salutiamo e possa veramente la vita sorridere di sempre, di essere riempita di momenti come e meglio di questo. Grazie a tutti. E poi mia moglie ad accogliere. Grazie a tutti, ci vediamo tutti.